Ormai dal 22 di ottobre del 2022 è in carica il nuovo governo, il governo di Giorgia Meloni. Un governo che alcuni salutavano come di cambiamento, che avrebbe dovuto differenziarsi dai governi precedenti. Beh, direi che dopo quasi un anno possiamo dire che invece avere Giorgia Meloni al governo è la stessa identica cosa di avere il Partito Democratico o qualsiasi altra forza dell'arco parlamentare. Come sempre, finché sono all'opposizione, parlano e dicono determinate cose. Quando arrivano a timonare il paese, obbediscono al vincolo esterno, quindi agli ordini che arrivano da Bruxelles e agli ordini che arrivano da oltreoceano, e quindi dagli ordini di Washington. Questo mi sembra sempre più chiaro e proprio veramente pochi giorni fa abbiamo sentito addirittura Giorgia Meloni dirci testualmente che è necessario un arrivo di migranti per andare a dare una mano alla forza lavoro del paese, in sostanza, quindi che servono più migranti, cioè esattamente come avrebbe potuto dire un PD qualunque. E vi ricordo che Giorgia Meloni era quella degli sbarchi bloccati, quindi del blocco navale addirittura, per cui su ogni tema c'è stata un'inversione a U, per non parlare della totale genuflessione a quella che è l'imposizione di Bruxelles, a seguire rigidamente le regole di bilancio, a continuare con le politiche di austerità, quindi a non fare nulla che possa sostenere l'economia. Hanno bloccato addirittura il superbonus, perché il superbonus attraverso la cessione dei crediti fiscali diventava una moneta complementare, quindi uno strumento pericolosissimo con effetti espansivi sull'economia. Sulla questione Ucraina-Russia sapete perfettamente cosa diceva Fratelli d'Italia fino al 2018, era contro le sanzioni alla Russia, oggi al governo è totalmente allineata al blocco NATO e anzi continua a portare l'Italia al centro del conflitto, addirittura con la fornitura diretta di armamenti, in violazione tra l'altro dell'articolo 11 della Costituzione, con cui l'Italia ripudia la guerra, e quindi anche questo è un altro aspetto assolutamente sconcertante. Sta seguendo pedissequamente anche la narrazione sulla nuova emergenza che stanno lanciando a reti unificate in questo periodo, che è l'emergenza climatica, per cui è ovvio che non abbiamo un governo autonomo e indipendente, ma un governo che è l'espressione delle forze di occupazione che hanno preso questo paese, che continuano a condurlo verso lo sfascio, l'industrializzazione e l'aumento della povertà. Sappiamo perfettamente che le posizioni da assumere per invertire la rotta sarebbero esattamente quelle opposte, soprattutto a partire dal riscatto di quelle leve di sovranità che un sovranista, almeno dichiarato come Giorgia Meloni, ci si aspetterebbe che le rivendicasse. Invece tutto questo non avviene. Un paese senza moneta non è un paese, non siamo uno Stato, non lo siamo neppure giuridicamente, siamo servi degli ordini che arrivano, perché chiaramente siamo sempre e comunque ricattabili, quindi i mercati fanno il bello e il cattivo tempo. L'Italia anche quest'anno doveva rinegoziare, rivendere sui mercati 300 e passa miliardi di titoli in scadenza, e quindi fondamentalmente o obbediamo o senza sovranità monetaria non ci sono i soldi per arrivare alla fine del mese, per stipendi, pensioni e quant'altro, perché chiaramente non abbiamo la possibilità di riacquistarci il nostro debito, di emettere moneta sovranamente. Se non si sta, se non si interviene su questa dinamica, qualsiasi tipo di governo non può fare altro che obbedire. E quindi quali sono poi le differenze tra avere il PD o avere Fratelli d'Italia al timone del paese? Nessuna, perché al di là dei temi cosmetici, di quelli su cui è consentito un dibattito, dove fanno a gara, che so, per esempio le questioni LGTB o queste questioni su cui possono fare polemiche, apparentemente dividersi, su tutti i temi che contano per le nostre vite sono totalmente speculari: economia, sovranità, migrazione, vincolo esterno, diktat di Washington, sono lo stesso partito. Ora mi domando, al di là delle colpe che possiamo avere come forze, tra virgolette, del dissenso, brutta parola, dovremmo chiamarci forze per la sovranità costituzionale, al di là delle colpe che possiamo quindi aver avuto per essere andati divisi, cercheremo di evitarlo ovviamente in futuro perché non ha nessun senso, è chiaro che le persone devono comunque capire che è inutile dare il voto al centrodestra se sei di destra per non far andare il PD al governo, perché comunque non cambia nulla.
Quindi quel voto lì è un voto buttato, tanto vale che votate direttamente PD, non cambia niente, è meglio votare l'originale a quel punto, che perlomeno rispetto al centrodestra ha la coerenza di dirvi che vuole fare quelle cose fin dal principio, perché se non altro il PD che è per il vincolo esterno, che è per l'immigrazione incontrollata, che è per le cessioni di sovranità, te l'ha sempre detto, non è che ce l'ha negato, questi ci dicono il contrario. Quindi non serve che votate loro per non far arrivare gli altri, perché se votate loro è come se ci fossero gli altri, perché il programma non cambia. Il voto deve essere dato, speriamo, ripeto, che saremmo uniti, ma anche non fosse, comunque a qualsiasi forza che non fa parte dell'arco parlamentare che è di rottura con questo tipo di sistema. Le soglie di sbarramento le hanno pensate apposta per impedire il libero esercizio della democrazia, viene pensato per questo, deve impedire a un nuovo di entrare, perché se entri in Parlamento hai visibilità, se hai visibilità e sei opposizione cresci, loro questo non lo vogliono e ne hanno paura. Poi anche qui la comprensione della popolazione è bassissima, perché io vedo sui social gente che è contro il paese inconsapevolmente, quindi sostiene le politiche di austerità, sostiene le peggio porcate che ci arrivano dal vincolo esterno, poi si bulla, si ingioia del fatto che Italexit non avesse passato lo sbarramento e dicono vi hanno votato solo i parenti, dimostrando anche lì di non aver capito nulla di quello che è la democrazia, perché in realtà Italexit ha preso più di 500.000 di voti ed è assolutamente incredibile che una forza che ha preso più di 500.000 di voti non sia in Parlamento, cioè certifica il fatto che la democrazia è stata disattivata. Con 500.000 di voti devi avere una dozzina di parlamentari come minimo, ed è sempre stato così. Oggi hanno messo questi sbarramenti proprio perché così un partito non riesce a entrare, tendenzialmente non entrando è facile che si sfaldi o accetti poi i corteggiamenti dei partiti storici, perché abbiamo visto quanti sono stati deboli in questi anni, che di fronte al rischio di fallimento hanno accettato posti nei partiti storici, disattivando loro stessi e i loro ideali, ma sicuramente facendo beneficiare il loro portafoglio. Quindi la democrazia è disattivata da questo punto di vista. Per cui il nostro onere, ripeto, sarà quello di riuscire ad unirci per invogliare di più gli elettori a votarci. L'intelligenza degli elettori deve essere quella, ragazzi, votare uno, votare l'altro è la stessa cosa, o lo capiamo o ci estinguiamo. E francamente, dopo una serie di tornate elettorali dove ci avete sbattuto la faccia e avete visto che ogni volta Salvini ha tradito, il Movimento 5 Stelle ha tradito, la Meloni ha tradito, siete in grado di votare qualcuno che vi dicono non abbia chance di passare? Perché dovete farlo passare, dovete far passare qualcuno che non è sotto controllo. Noi non lo siamo. Italia Popolare Sovrana non lo è. Le altre forze del dissenso, Pro Italia, Exit di Simone, di Stefano, quindi Matteo Brandi, Ancora Italia con Fusaro e tutti gli altri, sono tutte forze di totale rottura. Devono essere votate quelle. Meglio se riusciremo ad andare uniti, ma se non dovesse accadere, non potete tornare a votare Fratelli d'Italia o Lega dicendo altrimenti arriva la sinistra al governo. Tanto è la stessa cosa. Piuttosto, davvero, votate gli originali, quelli che vi dicono apertamente vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, vogliamo la fine dell'Italia, avanti così. E godremoci poi la conseguente povertà che nascerà da queste scelte politiche. Tra l'altro ormai non è più neanche un problema di povertà, ma più un problema di libertà, perché mi sembra chiaro che poi tutta la narrazione emergenziale che ormai adottano su qualsiasi tema sia alla fine funzionale, strettamente funzionale, a distruggere quel poco che resta anche dal punto di vista formale della democrazia. A livello sostanziale la democrazia è andata da un pezzo. Un caro saluto a tutti.